una grande festa all'Auditorium Flaiano di Pescara per il compleanno di Noemi, 11 anni. Un grande spettacolo di solidarietà per il progetto Noemi, l'associazione che Andrea Sciarretta, il papà della piccola guerriera, ha fondato nel 2013 per sostenere i bambini con le malattie rare e le loro famiglie. Un evento presentato dallo showman Federico Perrotta, che ha portato sul palco attori, cantanti e tanti personaggi. Bellissimo, tantissime emozioni, grandiosa partecipazione, veramente siamo commossi perché comunque è un traguardo di tutti, di tutto l'Abruzzo che si unisce, che si affianca alla storia di vita di Noemi, e quindi dobbiamo esserne fieri. Io ringrazio di cuore tutti i media partner presenti comunque in questo evento, Rete 8, il Centro, Radio Delta 1, il Kivanis, ringrazio il Comune di Pescara che comunque ha dato l'auditorium totalmente a titolo gratuito, e tutte le persone che a centinaia partecipate. Oltre 5.000 euro raccolti con i biglietti che andranno all'associazione per portare avanti tante battaglie. La bella notizia è arrivata dall'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, che durante la manifestazione ha annunciato la prossima apertura a Pescara del reparto di terapia intensiva pediatrica. Adesso ce n'è uno molto grande che a giorni inaugureremo, che è la possibilità di avere presso il presidio ospedaliero di Pescara dei posti letto di terapia intensiva pediatrica. Una grande realtà per la nostra regione, non avremo più i bambini che andranno purtroppo, che dovevano andare fuori regione, da oggi in poi avranno la possibilità di essere curati, seguiti proprio nella terapia intensiva presso un nostro presidio ospedaliero a livello regionale. Sul palco Mariella Nava, che ha dedicato a Noemi le sue più belle canzoni, il coinvolgimento del pubblico con i Gospel Sound Machine, la simpatia delle Sister Act, le componenti del Kivanis, D'Annunzio, Chieti, Pescara, la tenerezza dei bambini, dei supereroi che hanno inviato a Noemi il loro incoraggiamento ed augurio, la performance tutta sull'abruzzesità del grande Vincenzo Olivieri, le belle composizioni di Elio De Pasquale e numerosi gli auguri arrivati con dei video da parte di personaggi famosi, tutti amici di Noemi, il gran finale ricco di commozione. La mamma di Noemi, Taire, si è collegata da Guardia Grele per ringraziare tutti i presenti ed ha letto una lettera proprio indirizzata ad Andrea per ringraziarlo della sua forza, della sua determinazione a non arrendersi mai. Quindi, semplicemente, grazie. Ti vogliamo tantissimo bene e ti ringraziamo sempre per quello che fai per noi, per la nostra famiglia, per i nostri cari e per tutte le altre famiglie che hanno sempre avuto bisogno. Grazie, un saluto a tutti.